Barbato. Il colpo di testa da parte di Scalzone che prova a sfruttare la sua stazza, ma si appoggia all'avversario e va a dire all'arbitro: ok, hai fatto bene, il fallo c'è. Dunque, nessuna protesta, le scuse da parte del numero 9 per questo intervento scomposto sull'avversario. Si tratta di Joaquín Rantuccio, con la Virtus Matino che riparte dal suo capitano. Poi il tocco per D'Andria, ancora all'indietro per Rantuccio a sinistra, la Virtus Matino. Il tocco indietro per Rantuccio, poi largo a destra dove sale D'Andria, ancora l'appoggio per linee centrali con Zornomaz che fa ripartire i suoi. Nuovamente la Virtus Matino con Rantuccio che cerca di servire tra le linee Malonga, poi la rimessa laterale per il San Giorgio, il tocco in avanti ancora con Scalzone, all'indietro per Ruggiero che controlla, cerca l'appoggio, non lo trova e allora si ricomincia con la rimessa laterale. C'è un problema proprio per il numero 4, con attenzione l'opportunità per il San Giorgio con il tentativo in area di rigore, prova a calciare, non ci riesce, calcio d'angolo sul... allo stadio Curlo. Affrontiamo l'argomento in casa. Collegamento anche con Antenna Sud che tra poco ci darà la linea. Palla spazzata via, poi ancora il colpo di testa, l'appoggio con il lancio da quest'altra parte del campo con D'Andria, la gestisce poi il tocco all'indietro con Rantuccio. Varela che prova a farsi spazio, attenzione Varela dentro in aria, l'opportunità ancora per questa scivolata con la palla che finisce in fallo laterale. Colpo di testa, la palla ancora spazzata via, poi la conclusione è fermata, la difesa del San Giorgio che adesso però commette fallo. Attenzione, anche cartellino giallo per Varela che ha alzato troppo la gamba. Poi ancora il tentativo del San Giorgio in area di rigore, forse il tocco con una mano, ravvisato adesso da parte del guardialinee di Varela. Intanto dunque... con un calcio di punizione ha trovato l'incrocio dei pali per il vantaggio San Giorgio, che ha dovuto rimboccarsi le maniche ancora una volta per Di Siena che chiede il pallone e avanza con il suo mancino, il lancio lungo, buono l'anticipo, poi c'è subito sulla seconda palla pronto Navas che fa ripartire Scalzone dall'altra parte del campo, il cross con il mancino fuori area di rigore, fermato poi ancora questo intervento. Non c'è il rigore. E guardate come si è rialzato il numero 8, che era rimasto a terra prima. Ancora Virtus Matino con il palleggio. Il capitano Mangione, poi il tocco per il numero 7 ancora, anzi no, arriva Rantuccio col mancino in area di rigore, colpo di testa, poi la spazza via di Pietro. C'è spazio, attenzione per la Virtus Matino sulla linea mediana del campo, poi la finta, attenzione, palla spazzata via con il tentativo di Varela di sradicare il pallone all'avversario che non riesce, allora riparte nuovamente Rantuccio, ancora, poi palla recuperata nuovamente da San Giorgio, in avanti il tentativo di Varela, la rimessa laterale per i pugliesi.
lascia proseguire. E allora Mancini in avanti per la sovrapposizione che non riesce perché è corto il passaggio verso Navas. E allora arriva il colpo di testa ancora con il cross fermato dalla respinta di Rantucci. Nuovamente splendidamente per questo pressing buono, Raiola non è fuori gioco, area di rigore, numero 19, entra, prova a inventare qualcosa, viene trattenuto, non c'è fallo, allora attenzione alla ripartenza e allo spazio che può essere lasciato, prova a inventare qualcosa, viene trattenuto verso Varela, che non controlla perché non ci arriva sul pallone, riparte la Virtus Matina. Il tocco per Ancora, poi ancora la palla recuperata da San Giorgio, tutto regolare, spazzata via con il controllo di Rantuccio. A destra dove c'è il capitano Mangione. Poi di nuovo il tocco all'indietro. Zornovaz. Prova a trovare lo spazio sulle fasce la Virtus Matino con Palmisano, autore del gol dell'1-0. Mangione. Zornovaz. Poi Mengue. Sbaglia l'appoggio. Bisogna prendersi qualche altra rimessa laterale. Varela la tiene in campo. Non riesce a controllarla. Poi la recupera nuovamente la Virtus Matino che prova a ricominciare. Il pressing del San Giorgio, attenzione lì a non farsi trovare scoperti. Il San Giorgio si aggiudica lo scontro salvezza contro la Virtus Matino, Salentini in vantaggio nel primo tempo su punizione con Palmisano, poi raggiunti prima dell'intervallo e superati nella ripresa. 2-1 il finale in favore dei campani, Matino sempre più fanalino di coda del girone H. Primo tempo che parte nel segno del San Giorgio, prima Agrigento calcia da lontano, facile per Leuci, poi Varela di testa sul calcio d'angolo, manda alto, non di molto. E il 26esimo, quando la Virtus Matino ha la chance da calcio di punizione, Palmisano è perfetto nella battuta, niente da fare per Barbato, Salentini avanti 1-0, i campani non si scompongono e tornano ad attaccare, prima con Agrigento che prova ad approfittare di un mal piazzamento di Leuci, poi con Mancini che approfitta del liscio di Velenosa e 1-1, match che torna in equilibrio, i padroni di casa non mollano la presa e Scalzone prova a mettersi in luce scaldando i guantoni di Leuci, deviazione in angolo, occasione anche per la Virtus Matino, ma Palmisano spreca tutto da buona posizione. Nel finale ancora San Giorgio, prima con Scalzone che calcia male di prima intenzione, poi con Imputato che ci prova, soluzione debole centrale, parità all'intervallo. La ripresa si apre col San Giorgio all'attacco, Di Pietro di testa accoglie una traversa sul calcio d'angolo, poi Monopoli atterra così Navas e calcio di rigore, dal dischetto Di Pietro spiazza Leuci e completa la rimonta dei campani sui pugliesi, è il nono minuto, è 2-1, ma poco dopo Barbato rischia il pasticcio con questa presa, Navas salva sulla linea, Mancini non chiude la pratica mandando al lato tutto solo in aria, Matino che si fa vedere solo nel finale con questa doppia occasione sul calcio di punizione a liberare prima il portiere e poi la difesa, finisce così 2-1 per il San Giorgio, Virtus Matino mercoledì ancora in campo per il turno infrasettimanale in casa contro il Sorrento.